Qualcuno faccia qualcosa. Bene, allora, buonasera, benvenuti, benvenute a un nuovo appuntamento con le attività previste nell'ambito della programmazione dal titolo Getti rivoluzionari per una storia del Novecento. Il mio saluto non è rivolto solo a voi che siete qui presenti in sala, ma anche a quanti ci stanno seguendo in diretta web. Questa programmazione si inserisce in un progetto più ampio dal titolo Rivoluzioni, Crisi, Trasformazioni, che è promosso dall'Istituto Storico di Modena, dal Centro Documentazione Donna e dal Comitato per la Storia e le Memorie del Novecento del Comune di Modena, realizzato anche grazie al sostegno della Fondazione di Modena, che stasera ci ospita nei suoi spazi, e con la collaborazione scientifica della Fondazione San Carlo. Il ciclo sugli oggetti rivoluzionari intende concentrarsi sulla cultura materiale e sulle sue molte declinazioni, naturalmente, al fine di analizzare le fasi di transizione rivoluzionaria che hanno caratterizzato le società del secolo scorso. Gli oggetti quindi sono considerati in una duplice accezione. In primo luogo per il loro valore simbolico, in quanto rappresentativi di fenomeni, di processi storici in grado di incidere radicalmente sulla società e di determinare significative rotture nei quadri tradizionali del pensiero e dell'agire. In secondo luogo, gli oggetti sono intesi come veri e propri agenti della storia, capaci essi stessi di modellare e ridefinire in modo trasversale credenze, immaginari, pratiche di vita di individui e gruppi sociali. Gli oggetti diventano in questo modo veicolo di nuove visioni del mondo e insieme osservatorio dal quale esaminare le trasformazioni e le interazioni tra la dimensione quotidiana e quella globale, che si verificano in ambiti tra loro diversi appunto nel corso dell'intero Novecento. Questi ambiti sono naturalmente molti e ne ricordo solo, ovviamente solo alcuni: l'ambito sociale, l'ambito politico, l'ambito economico, l'ambito culturale, artistico, persino l'ambito sportivo. Questo programma appunto è iniziato nel 2020. Dalla fine del 2020 ad oggi il programma appunto Getti Rivoluzionari si è articolato in una serie plurale di iniziative che hanno incluso conferenze, seminari, contributi video con docenti e specialisti di volta in volta affrontati, oltre ad alcune letture che sono state realizzate nel corso di questi anni in collaborazione con Emilia Romagna Teatro. Tutta questa documentazione finora prodotta è liberamente disponibile sul canale YouTube del progetto Rivoluzioni stesso. E tra i temi, ricordo, tra i temi che sono stati oggetto di indagine, sono stati in questi 2 anni l'automobile, la pillola contraccettiva, la chitarra elettrica, le scarpe da ginnastica, la minigonna. Dopo l'appuntamento di stasera, dedicheremo il prossimo appuntamento al tema del web, con la conferenza di Elena Esposito, dal titolo La rete e l'intelligenza artificiale, che è prevista per mercoledì 18 maggio. Invece, come sapete, coloro che sono qui in sala, ma anche coloro che ci seguono in diretta web, naturalmente già lo sanno, stasera abbiamo deciso di porre al centro della nostra attenzione il grattacielo, una tipologia di edificio che è stato progettato fin dalla fine dell'Ottocento e destinato in origine a ospitare soprattutto edifici, uffici commerciali, ma che appunto successivamente ha trasformato, cambiato la propria natura, la propria immagine. Senza dubbio, il grattacielo ha profondamente influenzato l'immagine della città contemporanea, prima negli Stati Uniti, poi in altre parti del mondo e più recentemente soprattutto in Medio ed Estremo Oriente. Il grattacielo, rispondendo a nuovi bisogni e prospettando soluzioni innovative all'espansione della città, ne ha pertanto profondamente influenzato l'immagine, la natura per certi aspetti della città, divenendo il fulcro della composizione urbana e trasformando il rapporto con l'ambiente circostante. E ancora oggi, appunto, grazie alla messa a punto di originali tecniche costruttive, il grattacielo continua a rappresentare un elemento fondamentale delle metropoli globali e, per certi versi, è assurdo quasi a simbolo delle nuove potenze economiche e finanziarie che si sono affermate recentemente sulla scena internazionale. Pensiamo a Shanghai, pensiamo a Dubai. Ecco, allora, per parlarci, ovviamente in 1 ora e 50 minuti, 60 minuti è impossibile affrontare un tema di così vasta portata nella sua
interezza, ma per, diciamo, introdurci al tema della rivoluzione verticale rappresentata dal grattacielo, il nostro ospite gradita stasera, Serena Maffioletti, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Serena Maffioletti insegna composizione architettonica e urbana all'Università UAV di Venezia, dove è anche responsabile scientifico dell'archivio progetti. Le sue ricerche, che combinano teoria, ricerca progettuale, indagine critica e didattica, sono dedicate da un lato al rapporto tra progetto architettonico, paesaggio storico e culturale e piano infrastrutturale, dall'altro lato alla storia delle innovazioni dell'abitare la città e il territorio e alle architetture che caratterizzano le metropoli contemporanee. Credo ormai sia giunto il momento di passare la parola al nostro ospite, che ringrazio nuovamente per essere qui con noi. Ringrazio io il professore Altini di avermi invitato, ringrazio i presenti, ringrazio le istituzioni che mi ospitano e che ospitano questo ciclo di assoluto interesse. Come diceva il professor Altini, è impossibile sintetizzare la storia del grattacielo in poche ore, in pochi minuti, anzi, sarebbe necessario avere molto tempo. Per questo ho deciso di tagliare questa breve presentazione focalizzandolo solo su alcune questioni. Le questioni principali che io metterò alla vostra attenzione, sto alla vostra attenzione, sono legate a un periodo in cui si definiscono i caratteri del grattacielo, o per meglio dire un periodo che riguarda quando i caratteri sono completamente definiti e quando il grattacielo viene messo fortemente in crisi, cioè il periodo che riguarda dagli anni 20 agli anni 60. All'interno poi di questa sezione storica ho poi scelto di affrontare alcuni luoghi che hanno espresso una interessante ricerca sul grattacielo, e sono naturalmente gli Stati Uniti, le metropoli commerciali che principalmente consistono in New York e in Chicago, l'Unione Sovietica, la Germania, alcuni contributi di Le Corbusier e poi il momento degli anni 60, quando sulla soglia del postmodern, ma diciamo quasi a prescindere, senza dare questa connotazione, il tema del grattacielo viene affrontato, ridiscusso e in qualche modo ridefinito. Da quegli anni in avanti il grattacielo poi ha tutto un percorso che riguarda invece le città globali, e su questo io non mi sono impegnata. Ho scelto questi due momenti perché innanzitutto in questi momenti si esprimono delle attese molto importanti sul grattacielo. È il tipo edilizio nuovo, quello che viene inventato dalla città del XX secolo, è l'unico tipo edilizio emergente in quest'ultimo secolo. Nessun altro tipo edilizio viene definito con questa perentorietà e con questa ricorrenza e anche variazione sul globo come il grattacielo. Noi vediamo che la città contemporanea è formata da fenomeni che hanno una profonda evoluzione nel XX secolo. Prendiamo solo i mall commerciali, il tema stesso dell'abitazione, le infrastrutture materiali e immateriali, quanto sono cambiate negli ultimi decenni. Ma forse nessun edificio e nessun fenomeno urbano è così simbolico e così rappresentativo della condizione contemporanea della costruzione della città. Quindi guardare il grattacielo vuol dire esattamente cercare di capire la città che genera il grattacielo. La seconda questione che voglio mettere alla vostra attenzione è che mentre in America, dove viene definito il grattacielo, il tentativo è di normalizzarlo, in Europa, dove il grattacielo non viene assolutamente inventato ma viene utilizzato, la sua declinazione è carica di moltissime attese rispetto alla sua capacità di trasformazione della città storica. Quindi mentre in America il tentativo è di trasformarlo in un oggetto d'uso quotidiano, in uno strumento di costruzione regolare della città e quindi semplificarlo, normalizzarlo, in Europa nelle sue diverse declinazioni la sua importazione si motiva attraverso una rideclinazione che afferisce a delle teorie urbane che sono tra di loro molto diverse e che io cercherò molto sinteticamente di rappresentare. Infatti, avevo già spinto. Solo che volevo farvi vedere con le persone.
Lo vedono? Volevo far vedere questa immagine. Adesso vedete? C'è sempre qualche piccolo intoppo. Oh, finalmente. Devo però schiacciare questo adesso. Perfetto. Dovremmo esserci. Per introdurre quindi questa breve presentazione che ho intitolato impropriamente Cinque pezzi difficili, ricordando un film e pensando che ognuno di questi pezzi difficili dovesse essere introdotto in una frase tipo c'era una volta, in modo da portarci direttamente nel tema. Ecco, ho pensato di mettere queste due immagini a contrasto. Da una parte la carrozzella di Central Park che scorre al piede dei grattacieli come dei fatti ormai quotidiani e dall'altra parte invece un non grattacielo ma un operaio che innalza una putrella. Quindi tutta la differenza tra un'ideologia che carica il grattacielo di attese e una consumazione del tipo edilizio che hanno inventato senza più nessuna volontà di esprimere nessuna attesa. Volevo aggiungere però anche un paio di immagini, sempre se la macchina decide di funzionare. Non saprei come farlo. Eccola qua, ho capito come funziona. E volevo mettere, per entrare proprio nell'argomento, per sentire l'argomento tra di noi, ho pensato di presentare alcuni grattacieli recentissimi, realizzati da quelli che oggi si chiamano le Archistar e che però sono divenute Archistar perché hanno dato qualche contributo alla teoria urbano architettonica. Quindi vedete questi edifici che sono localizzati in varie città del mondo, ma soprattutto volevo presentarvi due skyline che sono lo skyline di Mosca e lo skyline di Sydney, che sono skyline assolutamente identici di due città che dovrebbero essere estremamente diverse per storie e per condizioni geopolitiche e tutto quello che vogliamo, ma che in realtà se io le avessi interscambiate, a parte l'acqua, non avremmo colto nessuna differenza. Quindi questo tipo edilizio inventato viene esportato ed è il tipo edilizio che connota oggi forse la dimensione più simbolica e più rappresentativa delle nostre città. Per poter però capire bene le attese che erano depositate sul grattacielo, ma forse anche i tradimenti a cui il grattacielo, io ho costruito questo percorso appunto in cinque capitoli e ognuno ha una piccola frase di introduzione. Questa prima frase è di Erich Mendelssohn, che è un architetto espressionista tedesco che va negli Stati Uniti alla fine degli anni 20 e che quindi coglie le trasformazioni violente che sono state impresse dal grattacielo nella città di New York. E scrive: cambiata, aumentata la misura dell'energia vitale, dello spazio, del movimento. Sconvolto osservatore delle strade, strade come valli di grattacieli, sconvolto dalla insospettata dimensione dell'impronta coloniale, di questo straordinario sviluppo selvaggio nel quale le singole volontà di potere finanziario hanno innalzato la propria individualità a 20-50 piani. Innalzato da un improvviso accumulo di denaro, cresciuto in un tempo incredibilmente breve da rifugio di immigrati a centro degli affari del mondo, un conglomerato di fantastica ricchezza e di eserciti di poveri. Quindi questa rappresentazione molto europea che ci riporta tutta la letteratura di quegli anni, anche alla cinematografia,
rappresenta il contrasto profondo che il grattacielo mette in campo nella città americana. Ma quali sono le questioni che in quegli anni hanno raggiunto una maturità, per cui noi possiamo già dire che negli anni 20 il tipo edilizio è maturo, il tipo edilizio sono le cattedrali, eccetera, eccetera, il tipo edilizio del grattacielo è maturo. Ovviamente ci sono molte discussioni se si tratti di un tipo edilizio oppure no, vista la sua estrema mutevolezza, cangevolezza. Il punto è che il grattacielo in quegli anni ha definito due questioni, che sono le questioni fondamentali del grattacielo stesso, la distinzione tra la pelle e il contenuto. Questo è il primo fenomeno sul quale io vorrei insistere per spiegare perché il grattacielo è così versatile, così metamorfico e così cangiante, perché parte da una separazione che riporta la pelle, la forma, ma soprattutto la conformazione della superficie esterna come elemento distinto invece dalla complessità dell'interno. Tant'è vero che abbiamo oggi grattacieli che sono prodotti in due modi completamente diversi. Le griff, affidate, cioè le firme, hanno la pelle affidata e invece gli grandi ingegneri hanno poi la macchina, no? La macchina funzionante. Questa dicotomia si realizza immediatamente alla formazione del grattacielo. Queste sono alcune immagini, diciamo, che ci parlano della città di New York, ci parlano del downtown quando si forma, che ci parlano della Midtown nella sua condizione complessità di coesistenza tra la parte residenziale minuta affidata alle row houses, alle brownstone, affidata alla casa bassa, e poi invece i cuori, no, della parte terziaria. Ma la terza immagine, che è questa, ci fa vedere le periferie di New York, cioè questa salva enorme dove vengono costruiti per esempio questi grandi complessi con 10, 20, 30 piani, non grattacieli, edifici alti, ma che fanno parte di questa socialità, di questa città sociale che accompagna la città terziaria. Dicevo, quali sono le caratteristiche fondamentali del grattacielo? Una è la pelle e l'altra è l'interno. La pelle è forse la questione sulla quale già da subito gli architetti cominciano a riflettere. Il grattacielo si forma a Chicago in una cultura totalmente tecnica e positivista, e quindi il grattacielo si esprime solo come fatto, diciamo, di espressione della propria natura, che è quella di una ripetizione endless, senza fine, dei piani. Questa cosa però viene subito contrastata dalla componente più autoctona della cultura americana, che invece ritiene che sia la verticalità la caratteristica del grattacielo, quindi non la sovrapposizione. E questo tema della verticalità porterà presto a una riflessione sul grattacielo come figura sublime, su come qualche cosa che va espresso attraverso il rafforzamento di una sua condizione fisica. Accanto a questa linea, che è la linea di Chicago, c'è invece la linea New York, che è quella fatta da architetti di formazione Beaux-Arts, cioè quelli che vengono a Parigi per imparare, semplifichiamo, gli ordini classici, come si usano gli ordini. E infatti il Municipal Building, che voi vedete sulla destra rispetto invece a sinistra, che è Scuola di Chicago, Sullivan, l'espressione organica dell'edificio, quindi l'espressione della verticalità, sulla destra voi vedete un edificio che è dettato, composto dalla sovrapposizione di ordini. Questa condizione di genesi dentro nella tradizione classica porta a un rapporto con gli ordini classici e con la classicità basato sulla totale manipolabilità delle tradizioni architettoniche. E anche questo è un fatto assai interessante, perché per tutti gli anni, fino al curtain wall, fino all'international style, il grattacielo in realtà è un montaggio. Un montaggio, sempre stiamo parlando di pelle, un montaggio di figure che reinventano i canoni stilistici della tradizione classica, per esempio la tripartizione, impossibile quando tu lavori sopra i 100 metri di altezza, ma anche sopra i 20 metri di altezza. Quindi il rapporto che la cultura classica, virgolette, americana stabilisce con la cultura classica di tipo ottocentesco e novecentesco, primo novecentesco europea, è basato sul principio della manipolabilità dell'architettura. Il terzo elemento che affiora in questa questione di come si fa la pelle di un essere abnorme è quello di cercare una tradizione, dentro in una tradizione autoctona, quelle possibili radici che ci consentiranno di far parlare al grattacielo una lingua totalmente americana. E quindi si avvia in questi anni un percorso che va a indagare, per esempio, le culture incaiche, le culture
centroamericane, le culture anche, diciamo, in qualche modo sedimentate nella natura commerciale di New York, cioè cercando dentro in quelle fragili, minime radici storiche che ha la città, la possibilità di costruire un linguaggio per il grattacielo. Alla fine la questione del grattacielo è sempre qual è l'immagine del grattacielo. E questa è una cosa che la vediamo proseguire regolarmente fino ai nostri tempi. Queste sono appunto le ricerche che riguardano l'immagine esterna del grattacielo e l'immagine della lobby del grattacielo, cioè quelle parti che afferiscono la dimensione pubblica del grattacielo. Ricordiamoci che in generale i grattacieli hanno la lobby pubblica, quindi chiunque può entrare e vedere sia esso un albergo sia un edificio commerciale. Però in questi stessi anni sì, il grattacielo diventa una questione molto importante dell'urbanistica delle metropoli, cioè il grattacielo non è più pensabile come un fatto non è più pensabile come un fatto isolato, quindi pensato come un oggetto singolo, ma si comincia a cogliere la sua dimensione di elemento di costruzione della città. È in questo momento che compaiono una serie di raffigurazioni, e le principali sono quelle che vi illustro adesso, di Hugh Ferris, i quali passano, queste raffigurazioni, questi architetti, passano dalla comprensione del grattacielo come fatto individuale alla comprensione della città di grattacielo. Che cos'è? Che cosa può essere una città di grattacielo? Il Ferris, che pubblica questo libro, scrive delle cose molto interessanti. Scrive, per esempio, una strana e non di meno maestosa forma iniziò a profilarsi all'orizzonte. Era come l'arrivo a Lilliput dell'immenso forestiero. La gente si fermava nelle strade. Un tumulto scoppiò tra i dotti critici lillipuziani. Il nuovo venuto era rozzo, selvaggio, mancava di stile, mancava di scala e persino di gusto. Ma molta gente lo sceglieva come residenza e lo frequentava le sue terrazze superiori perché esso evoca quell'indefinibile senso di soddisfazione che si prova sui declivi delle piramidi e delle montagne. Quindi siamo passati da un fatto urbano, se vogliamo, un fatto extraurbano, un fatto di natura. E in questo periodo vengono sviluppate, anche attraverso queste prefigurazioni di Ferris, che saranno poi una sorta di guida per tante invenzioni che attraversano il mondo della progettazione del grattacielo, vengono fatte, avanzate alcune proposte che riguardano, per esempio, il connubio tra due elementi fondamentali che costituiscono la città americana, cioè la strada, quindi la circolazione, gli spazi della circolazione, sia carrabile che ferroviaria, e il grattacielo stesso. Una sorta di connubio che porterà, per esempio, per chi conosce New York, alla costruzione del Pan Am Building sopra Grand Central Station, provocando una serie di reazioni violente anche da parte della critica. Queste prefigurazioni sono appunto delle invenzioni che riguardano la definizione della città dei grattacieli, immaginando le strade, la spazialità, la luminosità, la presenza dell'uomo in tutt'altra scala che la città sta in questi anni raggiungendo. Accanto, dentro in questo fenomeno, si definiscono anche alcune definizioni del grattacielo, che sono quelle che accompagnano il grattacielo negli anni 30. Questi sono ancora i disegni di Hugh Ferris, e qui cominciamo a vedere come l'esito di quelle prefigurazioni vada a costruire i grattacieli degli anni 30, che fissano degli altri caratteri che saranno poi dominanti nello sviluppo successivo, cioè il contenuto. Il grattacielo viene considerato un contenitore, e questo contenitore definisce dei modelli comportamentali che noi possiamo definire l'abitare la condizione metropolitana. Questo è il più importante, il più famoso di questa serie di progetti, è il Waldorf Astoria. Il Waldorf Astoria è ritenuto oggi un albergo, chiunque può affittare una suite nella... In realtà il Waldorf Astoria è un tipo che incrocia l'albergo l'albergo residenziale e la casa per appartamenti, garantendo una serie di servizi che stanno a cavallo tra queste due funzioni. Quindi che uniscono queste due funzioni, ma che le appoggiano
su un apparato di infrastrutture, un apparato di servizi che modificano la condizione del vivere, trasformandolo in una condizione temporanea del vivere, ma di altissimo livello, proprio per le prestazioni infrastrutturali che vengono garantite. Ci sono teatri, ci sono tutti i centri commerciali, cioè tutta quella parte basamentale del grattacielo è la complementarietà rispetto a una condizione abitativa una volta affidata alla casa. Questo modo di intendere il grattacielo viene normalmente definito the city within the city, cioè la città dentro la città. E questo è un percorso che molti grattacieli fanno in questi anni, forzando quindi la condizione del contenuto come separato dalla pelle, cioè abbiamo un contenuto che cresce nella sua prestazione e una pelle che si propone il compito di normalizzare. Se infatti voi guardate la sezione, la complessità della sezione e guardate invece la levigatezza delle superfici, vedete come questa dicotomia venga saldata in questo modo. Il passo successivo alla city within the city, cioè la città dentro la città, è un grattacielo che verrà realizzato negli anni 70, è una serie di grattacieli che riguardano soprattutto gli anni 60 e che vengono raccolti sotto un'altra denominazione, un'altra sigla, che è il city under a single roof, cioè la città che sta sotto un unico tetto. Il caso più emblematico in questa direzione è rappresentato dal progetto di espansione della sede delle Nazioni Unite per la parte, diciamo, dei servizi, che viene ipotizzato come costituito da tre grattacieli che sono legati tra di loro, e lo vedete in questa immagine, da una serie di grandissime lobby a 10-20 piani sovrapposte, in modo che il grattacielo ha un suo sistema di piazze all'interno di se stesso. Che cosa significa questo percorso che sta facendo il grattacielo? Significa sottrazione alla città di una serie di funzioni che sono proprie della città, per cui se tutte le funzioni, diciamo, del loisir, ma della cultura, vengono sottratte allo spazio urbano e vengono portate dentro del grattacielo, quello che resta alla città è la possibilità o di ripetere grattacieli o di essere una città, già un suburb di se stessa in qualche modo. A questa posizione, che viene tra l'altro, come dire, accelerata dalla continua crescita del grattacielo, per cui possiamo dire che il grattacielo diventa il metronomo impazzito della metropoli, è lui che misura il tempo della metropoli, si oppone la ricerca di Frank Lloyd Wright. Come vedete, la proposta di Frank Lloyd Wright è completamente antagonista rispetto a quella che abbiamo visto, è un grattacielo totalmente in vetro, è a sbalzo da un nucleo centrale, una sorta di albero, no, costruito con un elemento centrale che lo porta, e queste braccia che si aprono verso l'esterno per poter catturare luce e per poter evadere da quella condizione che Frank Lloyd Wright critica profondamente, che è quello di immaginare il grattacielo come costituito solo dalla ripetizione di cellule. Quindi le variazioni, il rapporto con l'esterno, la scala umana, la presenza della natura sono il cardine per una appropriazione da parte di Frank Lloyd Wright del grattacielo, che immagina che il grattacielo non sia più un fatto urbano, ma sia un fatto antiurbano, cioè venga portato fuori dalla città per costruire un altro modello di città che sarà legato al rapporto tra grattacielo e natura. Questo è quello che si sviluppa negli Stati Uniti in quegli anni, diciamo dagli anni 20 agli anni 50. In quello stesso arco di tempo ci sono dei percorsi europei molto importanti sul grattacielo, e sicuramente il più antagonista rispetto a quello americano è quello condotto dalle avanguardie sovietiche. Le avanguardie sovietiche tendono a rapportarsi con il grattacielo appropriandosene e rideclinandone, ma la declinazione che le avanguardie sovietiche ne fanno non è in funzione tipologica, cioè studiando le piante per capire come queste cose possono rispondere a domande sociali, che uno si immaginerebbe una funzione indirizzata in questo. No, è principalmente legato alla rappresentazione di un nuovo dominio di un edificio che rappresenta il nuovo sulla città storica. Quindi non è tanto il grattacielo come
elaborazione di un tipo edilizio, sviluppo di un tipo edilizio, ma quanto la costruzione dell'immagine di un elemento che, come un cuneo, si infligge, si va a spezzare l'equilibrio della città storica. Se noi guardiamo infatti gli scritti che in quegli anni vengono stesi sul grattacielo, e direi, vorrei citare solo Elishiki e Malevich, nel 1929 Elishiki scrive un libro che si chiama Architettura per una rivoluzione mondiale, già il titolo ci illustra il percorso. Una città odierna non può soddisfare le esigenze che gli si pongono. Le condizioni da cui un tempo si sviluppavano le città sono tramontate e noi abitiamo ormai una crisalide irrigidita. E Malevich negli stessi anni scrive: noi ci strappiamo dalle strettoie di tutto ciò che è terra. Ogni giorno che passa vedi i nostri motori slanciarsi verso gli abissi dello spazio e tutto ciò che vi è sulla terra deve essere costruito sotto forma di slancio. Bando alle cupole e ai tetti coperchi, via libera allo slancio impetuoso al cuneo che trafigge il seno dello spazio. La contiguità tra tra ricerca artistica, ricerca anche teatrale, scenografia e architettura è nota rispetto al mondo delle avanguardie sovietiche. Quello che è interessante è scorrere alcuni disegni di questi anni e vedere come la spazialità sia una nuova spazialità ricercata attraverso nuove forme, attraverso nuove tecnologie, ma anche attraverso una nuova tecnica di comunicazione, trovino nel grattacielo un deposito di espressione di questa volontà di trasformazione dello spazio urbano sul quale agisce per contrasto, non agisce per ridisegno, ma esattamente per conflitto. E queste sono prove o di architetti in occasione di concorsi o addirittura come questa serie, sono prove di studenti del QTMAS, quindi Ladowski come docente, e sono proposte che riguardano questa figura che, grazie alla sua capacità di straniamento, cioè di alterità rispetto alla condizione urbana, determina e rappresenta la rivoluzione. Il grattacielo ha un percorso molto interessante, e nessuno verrà realizzato di questi, molto interessante perché viene comunque ritenuto un condensatore di energia e quindi viene assimilato alla ricerca, viene integrato alla ricerca che viene fatto sui condensatori sociali dalle avanguardie sovietiche. Tanto è vero che la fase stalinista, proto-stalinista, lo vedrà come un elemento disposto in luoghi cardine della città, cosa che verrà poi presa dai grattacieli stalinisti, che, se voi guardate una carta di Mosca, sono dislocati sulla una sorta di tangenziale periferica e nei nodi di rapporto con le periferie urbane. Questo è un percorso che, come dire, si chiude su se stesso, si chiude con la vocazione delle città delle capitali socialiste ad avere alcuni grattacieli. Se noi guardiamo Varsavia, se noi guardiamo anche Kiev, vediamo che c'è sempre questo elemento che di solito è legato a una struttura centrale di rappresentanza dell'Unione Sovietica. Contemporaneamente l'Europa, le avanguardie invece tedesche, fanno un'altra riflessione importante sul grattacielo, che è quella della sua normalizzazione, cioè quello di trasformarlo in un tipo normale. Se i russi ne volevano per definizione un tipo eccezionale, i tedeschi invece, all'interno di questa linea legata al razionalismo, ma anche al rapporto tra il razionalismo e il mondo classico, la ricerca delle avanguardie tedesche è quella della tipizzazione, della normalizzazione del grattacielo. Sono solo pochi i momenti in cui il grattacielo è sottoposto a questa ricerca. Il primo è quando nasce nella scuola di Chicago, come dicevo prima, l'atteggiamento positivista, l'atteggiamento scientifico, l'atteggiamento anche, diciamo, molto legato alle tecniche di produzione, che sono tipiche della città, della cultura urbana, di cultura in generale della città di Chicago, portano, come vedete a sinistra, abbiamo questo grattacielo che potrebbe continuare finché vogliamo, sono solo le tecniche che definiscono il limite. E l'altro grattacielo a New York, il Fetano Billy, che tutti conoscono, è la ripetizione degli stessi piani, salvo un'allusione molto esplicita all'ordine classico della colonna. Ma questi sono un momento di
se volete, di normalizzazione del grattacielo. Quello successivo sarà quello degli anni 60, quando il curtain wall diventa la pelle universale del grattacielo. Nel frattempo però il dibattito europeo sul grattacielo è estremamente vivo. Direi che il dibattito tedesco è forse, dal mio punto di vista, il più affascinante. Vorrei però iniziare non con un tedesco, ma con un austriaco, che è Adolf Loos, che in occasione del concorso per il Chicago Tribune fa una proposta che potremmo mettere su quasi tutti i libri di storia contemporanea in copertina e che viene commentata da Manfredo Tafuri con parole che mi pare impossibile evitare, sempre in queste C'era una volta, no? Questi titoletti che volevo mettere. Il concorso è per la sede della Chicago Tribune, cioè del più grande, più importante quotidiano della città di Chicago. Partecipa tutto il mondo offre veramente uno spettro enorme, anche gli italiani, di riflessione sul grattacielo, ed è uno sguardo assai interessante, ma forse il più interessante, il più polemico, il più acuto nella sua posizione è la proposta di Adolf Loos, che Manfredo Tafuri, in un saggio che si chiama La montagna incantata, di un libro molto bello che è La città americana dalla guerra civile al New Deal, che suggerisco di leggere, sul quale noi veneziani siamo cresciuti, scrive: la sua colonna è un'affermazione polemica contro la metropoli letta come universo del mutamento, ma una singola colonna estrapolata dal contesto del suo ordine è piuttosto un fantasma. In quanto spettro paradossale di un ordinamento al di fuori del tempo, la colonna di Loos si ingigantisce in un ultimo sforzo fatto per comunicare un appello all'intramontabilità dei valori, ma il gigantesco fantasma loosiano non riesce a significare che la propria patetica volontà di esistenza, patetica perché dichiarata di fronte alla metropoli, di fronte allo stesso universo del mutamento, dell'eclissi dei valori, della caduta dell'aura, che rende tragicamente inattuale quella colonna, quella volontà di comunicare valori assoluti. E direi che questo potremmo prendere questa frase e portarla dentro nelle metropoli contemporanee, con una sorta di limite già raggiunto attraverso il pensiero di Adolf Loos. Dicevo che la città, la cultura tedesca offre davvero uno spettro molto ampio di riflessioni sul grattacielo. Riflessioni che poi verranno portate a causa del trasferimento di molti architetti tedeschi negli Stati Uniti per le ragioni politiche che ben conosciamo, verranno portate dentro nella cultura urbana e produttiva degli Stati Uniti e diventeranno poi la vera forma del grattacielo. Cioè il grattacielo degli anni 60 è il grattacielo che poi noi vediamo oggi plasmato in mille modi, ma che in realtà è sempre il grattacielo loosiano. Una delle posizioni più interessanti è presentata già nel 1912 da Behrens, un grandissimo architetto che tutti conosciamo per il rapporto tra architettura e industria, di cui è stato certamente anche il suo ruolo di art director, è stato un precursore di tantissime linee della ricerca urbana e sugli oggetti, che immagina che a una dimensione incontrollabile della città si debba rispondere con figure così grandi e così alte da riportare la città comunque in un ordine. Ordine che è affidato, secondo il pensiero di Behrens, a un rapporto metrico, a un rapporto dimensionale, a qualche cosa che è di fatto impossibile. Questa è la posizione di un gruppo di architetti, mentre la posizione invece forse più efficace è quella degli elementaristi, che fanno riferimento a una linea di ricerca che unisce Ludwig Hilbersheimer e Mies van der Rohe. L'ipotesi alla base di questa ricerca è che l'accettazione della città contemporanea è un dato imprescindibile. Non si può non capire la città contemporanea, non si può non accettare la città contemporanea, non si può non accettare la cultura produttiva in senso sia materiale sia proprio in senso culturale della contemporaneità. Ed è da questa accettazione che nascono una serie di teorie che usano il grattacielo. La prima è la città verticale, che voi vedete nell'immagine in alto a sinistra, io la vedo solo, dove la città antica, la città gotica, con un fondamento, diciamo una parte basamentale degli edifici affidata al commercio, una parte superiore affidata invece alla residenza, diventa la grande città
che è costituita ancora da questa sovrapposizione. E la frase che accompagna questa prefigurazione di città verticale è che la grande città non è una città piccola ingrandita, ma è un fenomeno completamente diverso, e l'architettura deve attrezzarsi per ragionare su una nuova fenomenologia della città. Uno degli esiti più affascinanti di queste ricerche sono i grattacieli, e le prove che vengono fatte sono anche molto interessanti, perché questa è l'inserimento di un grattacielo niente meno che nell'Unter der Linden, cioè nella parte più nobile della città federiciana di Berlino. Quindi il grattacielo diventa sì un tipo edilizio ripetibile, ma anche dell'elemento che riscatta la storia della città dentro nella contemporaneità. Cercherò di andare via un po' più veloce. Le proposte di Mies van der Rohe sono quelle che segnano il punto di passaggio verso il grattacielo contemporaneo. 1920-1921, il grattacielo è un edificio in acciaio e vetro, cioè la proposta è che la tecnica di costruzione sia l'elemento generatore della forma. Ovviamente nella forma noi vediamo una presenza molto forte delle ricerche artistiche di quegli anni, ma l'affermazione essenziale appunto è: il grattacielo è la costruzione del nostro tempo, quindi si parte dalla costruzione per aggiungere nella città una spazialità che è data dall'architettura del nostro tempo. Mies, come sappiamo, abbandona l'Europa dopo la chiusura del Bauhaus e si trasferisce a Chicago, dove e lavora a New York, dove realizza due grattacieli molto importanti e antagonisti per certi aspetti tra di loro. Sono entrambi costruiti attraverso il curtain wall, cioè acciaio e vetro, quindi apparentemente uno dice stiamo parlando della stessa cosa. È il modo in cui questi edifici si dispongono nella città che fa di questi edifici due figure, due affermazioni importanti per la costruzione urbana. Il primo è una sorta di disegno alla Mondrian, cioè sono due figure che sono ruotate su una griglia quadrata a Chicago. Il secondo invece è costruito con una prospettiva centrale. Quindi questa volontà di Mies di misurarsi con due iron grid, due mondi, sono anche opere che si distanziano di un certo periodo tra di loro, apre una serie di riflessioni alla storia dell'architettura, ma ci portano sicuramente dentro, nella ripetizione che Mies fa del parallelepipedo elementarista, del suo rivestimento, con una pelle sempre cangiante in acciaio, cioè con dei moduli che cambiano, ma sempre basata sulla consapevolezza del valore di ciascun gesto, ci porta alla definizione, se vogliamo, di un tipo edilizio, di una soluzione del tipo edilizio che diventerà poi un elemento generalizzato in tutto il mondo. Esattamente come la politica americana in quegli anni diventa una politica imperiale, conferma il suo ruolo imperiale, così il grattacielo in qualche modo lo simboleggia. Termino questa parte dedicata al grattacielo americano con quello che noi riteniamo il grattacielo americano per antonomasia. E anche qui ci soccorre una riflessione molto affascinante di Tafuri, che ci dice come il fatto che Yamazaki facesse due torri e non una torre ci parlasse della difficoltà di coniugare il grattacielo con la città dei grattacieli, come la ripetizione e il vuoto tra i due ci parlasse proprio di questa ambiguità del grattacielo, di essere eccezionale e di far fatica ad essere invece un tipo normale, una tipologia normale. Passerò velocissimamente agli ultimi due parti di questa cosa e le metterei a contrasto tra di loro, cioè il grattacielo nella teoria di Le Corbusier, in alcuni aspetti della teoria di Le Corbusier, e il grattacielo degli anni 60. Le Corbusier ha sempre lavorato sul grattacielo, ha sempre pensato che fosse la risposta giusta alla città degli affari, mentre il grattacielo che noi abbiamo visto fino adesso è in generale terziario e qualche volta residenziale. Per Le Corbusier il grattacielo è solo terziario ed è una risposta alla congestione dei centri città terziari, immaginando che i luoghi di lavoro abbiano bisogno di una nobiltà che è legata, per esempio, a un rapporto del corpo di fabbrica con l'illuminazione
tema che era assolutamente irrilevante per tutti i progetti che abbiamo visto al netto di Mies van der Rohe, che invece ha una sensibilità molto spinta sullo spazio aperto, eccetera, eccetera. E quindi Le Corbusier immagina, fin dal 1925-22 anzi, di sostituire i centri antichi terziari di Parigi, parte da Parigi, e di proporre invece una città di grattacieli, che chiama radiatori, vedete che sembrano un po' dei caloriferi, radiatori di luce, proprio per questa plasticizzazione della forma, a cercare per ogni cellula un rapporto con l'aria e con la luce. Ma il percorso che fa Le Corbusier è molto interessante. Già nel 1900, alla fine degli anni 20, nei suoi viaggi, in queste sue peregrinazioni, che sono certamente in parte di conoscenza, ma sono anche molto di propaganda della sua teoria, quando arriva in Sud America e quando va ad Algeri, immagina i grattacieli alla scala della città, una sorta di ripresa, se volete, di quel discorso che facevo di bene, cioè immaginando la città come un fatto unitario al quale risponde unitariamente una grande figura, che è la nuova città, che non può che essere la città terziaria. Quindi la nuova città sarà una città che agisce come altro rispetto alla città storica. Ed è in questo dialogo tra città storica e insieme di grattacieli che lui esprime appunto la sua teoria sul grattacielo, ma anche la sua visione plastica, acustica, direbbe Le Corbusier, del grattacielo, cioè il paesaggio che è costituito dall'unità tra queste nuove grandi figure e la città storica. Questo lui lo fa nel mare, a Buenos Aires, vedete anche in questi disegni, che sono poi i disegni originali di Le Corbusier. Qui vedete una serie di ridisegni miei di 500 anni fa, in cui cercavo di ritrovare tutte le misure delle articolazioni del corpo di fabbrica per capire questa nuova cellula, questo nuovo edificio, come si misurava con la sua riflessione sulla abitabilità della cellula. E qui vediamo invece di nuovo il grattacielo ad Algeri, che è colto appunto come elemento di enfatizzazione del paesaggio naturale della costa. Le Corbusier termina la sua riflessione sul grattacielo dentro gli anni 60, e qui forse troviamo uno dei progetti più difficili da apprezzare di Le Corbusier, forse il meno amabile della sua importantissima teoria, della quale siamo ancora oggi debitori su tanti aspetti, ed è il progetto di concorso per la ricostruzione del centro di Berlino. Berlino è in questo momento sulla soglia di essere divisa, comunque il concorso la immagina ancora comunitaria. Questo è l'Unter den Linden, questa è Pariser Platz e questa è Potsdamer Platz. Sappiamo che Berlino viene tanto distrutta dagli aerei, dai bombardamenti alleati, quanto dagli architetti disurbanisti che ne immaginavano la ricostruzione, e Le Corbusier interpreta questa linea di disurbanismo che serpeggiava nel dibattito berlinese di quegli anni, rafforzando appunto la trasformazione della città in una città verde, una città dove il sedime antico, quello che poi è stato usato per la ricostruzione di Berlino, cioè il rapporto tra isolati, la ricostruzione attuale in corso da 30 anni di Berlino, il rapporto tra strade e lotti urbani, ecco, Le Corbusier immagina invece una totale conservazione solo degli elementi monumentali e una sostituzione della struttura urbana con enormi superfici vuote, enormi infrastrutture e grattacieli che riconoscete appunto da queste ombre, vedete 1, 2, 3, 4, 5 e poi questo gigantesco esattamente là dove oggi c'è l'ampliamento del Parlamento. Quindi Le Corbusier ha una posizione in quegli anni di totale antagonismo rispetto al dibattito che sta emergendo. Nel 1953, quindi qualche anno prima, era stato fatto un CIAM, che forse il CIAM più importante, quello che viene dedicato al cuore della città. E in quel dibattito la questione che viene posta è: abbandoniamo certe affermazioni del modernismo
e ritorniamo invece a delle tradizioni, a delle consuetudini di costruzione della città, in modo che esista un rapporto empatico, se possiamo semplificarlo, tra l'abitante e lo spazio che lui abita. E qui inizia un lunghissimo percorso dentro la storia dell'architettura di riavvicinamento alla storia dell'architettura, che vedrà come protagonista la rivista Casavella e Rogers. Infatti ho voluto concludere questa breve riflessione sul grattacielo usando tre momenti di ritorno, no, alla storia della città attraverso l'interpretazione che ne viene data guardando questa interpretazione attraverso la lente di ingrandimento del grattacielo. Tutti noi conosciamo la Torre Velasca. La Torre Velasca ha alcune soluzioni precedenti che sono, le vedete progressivamente da sinistra verso destra, e poi la soluzione realizzata. Io, tra le altre, tra i molti fondi archivistici che deteniamo, uno che io amo molto è quello di Peressutti. Abbiamo appena restaurato 40 video e uno di questi è Peressutti che va in giro per il centro di Milano a fotografare, a riprendere la Torre Velasca, e la riprende da molti punti di vista. Io mi sono chiesta che cosa stesse cercando. In realtà stava cercando di capire se aveva fatto bene a fare la Torre Velasca, cioè se non fosse un mostro quello che aveva prodotto, perché cerca le misure, le altezze, le larghezze. Ecco, quello che fa Rogers è quello di, il BBPR, è quello di riportare il grattacielo, quindi la più antagonista, no, dei tipi edilizi, antagonista della città storica, dentro nella città storica, immaginando che anche questo tipo edilizio della contemporaneità possa convivere con la storia della città. E infatti accompagna una delle tante presentazioni di questo edificio, che poi suscitò infinite polemiche, con una frase in cui dice che la progettazione sta nell'equilibrio tra memoria e invenzione. Finché l'invenzione non è sussunta nella memoria e la memoria non agisce al contrario di questo, cioè finché non si trova un equilibrio tra questi due piatti della bilancia, il progetto, come dire, perderà un senso o di radicamento nello spazio o di radicamento nel tempo. Ma contemporaneamente altri architetti dall'altra sponda dell'Atlantico facevano lo stesso tipo di riflessione, e non è veramente un paradosso che Louis Kahn, l'altro architetto che muove alla ricerca di una radice nella storia dell'architettura, quando fa il piano di Filadelfia, circondi la città, il centro di Filadelfia, di parcheggi nella forma di torri di una città medievale. Dei fuoriscala, ovviamente, delle trasformazioni funzionali anche paradossali, anche estreme, però cerca dentro nella forma storica della città la possibilità di rideclinare il grattacielo, cioè di far riappartenere il grattacielo alla città. E infatti quando viene incaricato, cosa che poi non verrà purtroppo realizzata, di costruire un grattacielo a New York, cercherà in ogni luogo di questa grande fabbrica, che è un edificio di luoghi, noi abbiamo il coronamento, abbiamo il basamento, abbiamo tanti luoghi in queste cose che sono alte 200 metri, 200 metri si impiega un po' di tempo a percorrerli, ecco, cercherà di declinare il grattacielo in funzione appunto di una sua possibilità di essere una istituzione della città, una istituzione dell'uomo, quindi non un fatto funzionale, ma un fatto nobile, come se fosse appunto, per esempio, una cattedrale. Io dovrei farvi un po' di filologia per spiegarvi ogni figura, ma ingrossamento della parte superiore, espansione della parte di radicamento al terreno, evidenziazione di ogni differenziazione dentro nel corpo di fabbrica, per ritrovare la scala umana dentro in questa figura di grande misura. Ma volevo chiudere con Aldo Rossi, in qualche modo veramente chiudendo il cerchio. Aldo Rossi, nella sua edizione dell'architettura della città americana, scrive una frase di cui io ho sempre colto quasi sentimentalmente la vicinanza, ed è questa: se camminate di domenica mattina scendendo lungo Wall Street, questo contesto urbano dell'America diventa ossessivo, come percorrere una prospettiva del serio o attraversare il disegno di qualche teorico del Rinascimento. Apporti, citazioni quasi
intersezioni dell'esperienza europea hanno creato una città analoga, di improvviso significato, quanto è imprevisto il significato degli stili e degli ordini classici nella loro diversa e alterata applicazione. Che cosa credo ci dica Aldo Rossi attraverso questi disegni, queste frasi e questi suoi tentativi di scrivere e riscrivere il grattacielo? Ci dice che il grattacielo ormai è parte della città, è parte della nostra storia. Noi, come direbbe Miss, non possiamo evitare il nostro tempo. Però certamente anche nella storia del grattacielo ci sono tante storie e noi possiamo muoverci dentro questa storia dando ad essa l'interpretazione che ci conviene, che ci pare più appropriata. Grazie. Come dico ai miei studenti, spero di avervi portato in giro in modo divertente perlomeno. Grazie dell'attenzione. C'è qualche minuto per eventuali domande, interventi, richieste di chiarimento. Non so quali sono le abitudini del luogo per raccogliere le possono venire qua al coloro che volessero farlo. La nostra ospite Serena Marchioletti ci ha detto spera di averci portato con piacere, no? In qualche luogo. Io diciamo credo di poter dire con grande sincerità che questa conferenza, almeno per me, spero per altri, ha rappresentato una forma di piacere contemplativo, diciamo, nell'ascolto e nel seguire questo percorso molto ricco, ma che appunto sappiamo bene anche proprio a partire dagli studi che molti anni Maffioletti ha condotto, avrebbe potuto durare qualche settimana, diciamo. Questa forma di piacere estetico a cui mi stavo contemplativo, a cui mi stavo riferendo, ovviamente non ha a che vedere solo con i contenuti, ovviamente, ma credo anche con la forma con la quale, insomma, in qualche modo ci è stato proposto questo percorso. Noi spesso parliamo, no, di negli ultimi 10, 15, 20 anni di multidisciplinarità, di interdisciplinarità, di diciamo, no, intersezione tra i saperi, di contaminazione tra i saperi. Ma spesso e volentieri sappiamo bene che si tratta un po' di slogan, no? Che in qualche modo fungono quasi più da giusta posizione di saperi. Si prende un concetto dalla storia, poi se ne prende uno dalla filosofia, uno dall'architettura, si mettono così accanto l'uno all'altra, ma in realtà non c'è una vera, no? una vera relazione interdisciplinare, multidisciplinare. Ecco, credo invece che stasera abbiamo avuto prova di come questo sia possibile. Abbiamo visto per esempio che intorno a un piano consapevole di costruzione e di trasformazione della città l'architettura diventa economia, la politica diventa urbanistica, la storia diventa cultura, l'economia diventa politica e viceversa, no? In questo piano di continui rimandi a dimensioni diverse ma in qualche modo come si può dire, comuni della nostra realtà. Penso per esempio, no, quando una distinzione che a metà circa della conferenza è stata fatta tra il grattacielo sovietico e il grattacielo tedesco, no, vediamo quindi come in quel caso un'unica tecnica, no, diciamo, certo. Cioè il grattacielo, diciamo, no, corrisponde, ovviamente cambiano le tecniche, cambiano i materiali di costruzione, ma diciamo un'idea, no, in qualche modo, eppure disegna due visioni del mondo contrapposte. Quindi con lo stesso oggetto noi vediamo quindi un'economia diversa, una cultura diversa, una storia politica diversa, una politica diversa, certo. Ecco, questo è un po', credo, la lezione che questa conferenza ci lascia, oltre ovviamente ai singoli contenuti che abbiamo ascoltato. Però appunto io mi vorrei fermare qui, avrei anche altre domande, ma preferisco sentire magari eventualmente se dal pubblico ci sono interventi. Appunto, chi volesse farlo si è pregato di venire qua e io gli passo ben volentieri il microfono se riesco a toglierlo da questo. Ecco, sì, da questo, perfetto. Altrimenti potrei chiedere, mentre magari vediamo se c'è qualcosa in sala, potrei chiedere, lei per esempio quasi all'inizio della conferenza ha fatto riferimento a quella distinzione, il primo punto se non ricordo male, la distinzione tra la pelle e il contenuto. No, fatto e naturalmente ci ha parlato di quegli anni, sì. Diciamo inizio Novecento. Ecco, se lei lo dovesse trasportare invece
nel mondo contemporaneo, quella distinzione la ritiene ancora valida? Oppure... Io la ritengo ancor più valida oggi, nel senso che il modo di produzione del grattacielo è sicuramente dettato dall'incrocio tra gli studi professionali che si occupano dell'immagine e invece la complessità del processo produttivo del grattacielo, che è una complessità affidata a delle operazioni di engineering molto molto complesse. Io credo che la maggior parte dei grattacieli, e io qui non ho presentato all'inizio quelli più estremi, quelli più eccentrici, quelli più alti per esempio, ecco, io credo che la maggior parte dei grattacieli siano, da una parte noi possiamo dire che i grattacieli sono motivati da due grandi leggi, uno dalle economie che possono essere conseguibili tramite la prossimità, la sinergia determinata dalla prossimità, e l'altro dal costo del terreno. Questo è il fatto che determina, che ha determinato storicamente e che in parte determina anche oggi il grattacielo. Però la vera spinta ai grattacieli, quelli soprattutto estremi, non è né le opportunità determinate dalla prossimità e nemmeno dei vantaggi particolarmente opportuni, è proprio l'idea di una sorta di competizione dettata totalmente dalla volontà di avere delle immagini che siano delle immagini urbane, spendibili, attraenti e che rappresentino soprattutto i paesi in qualche modo emergenti, ma nei vari modi in cui oggi le emergenze emergono, dentro in questa ribalta. Io sono assolutamente convinta che l'impoverimento che il grattacielo dà alla città sia enorme e che se noi prendessimo quelle stesse cose e lo stesso denaro prodotto per costruire un grattacielo e lo stendessimo sul piano urbano per risolvere le contraddizioni della città, noi non andremo affatto a danneggiare la città degli affari, semplicemente la declineremmo in un rapporto diverso con le altre parti della città, che inevitabilmente sono parti depauperate. Infatti, se voi guardate, non so, le capitali europee, occidentali, qui adesso bisogna fare il distinguo che mai avremmo voluto fare, non so, c'è il grattacielo di Montparnasse, c'è la Tête de Défense, ma non è a Milano hanno costruito quel nucleo, ma chiamare i grattacieli quelli di Milano è davvero non competere con Dubai, non competere con Shanghai, non competere con Melbourne, eccetera. Quindi comunque io ritengo che anche nel caso di Milano non fosse un'operazione necessaria. Possiamo apprezzare i due gemelli eterozigoti e le battaglie tra di loro, la Velasca e il Pirelli, come manifestazioni di una Milano degli anni 50-60 che si affacciava in un mondo e lo possiamo guardare anche con una certa simpatia vintage, però di fatto io non credo che questo sia un tipo edilizio necessario alla città contemporanea. Credo che sia un fenomeno interessante da studiare, da capire, ma credo che sia una deformazione, una deviazione della città contemporanea. Questo pur amandoli e pur essendomi divertita con loro non poco tempo, ma come architetto, quindi non come studioso dei fenomeni della città, ma come architetto, io credo che il grattacielo non abbia veramente nessuna ragione seria di esistere. Esiste e noi lo accettiamo. Bene, sì, prego. Forse... Poi non so se quello che ho detto è condivisibile o no, però è una posizione personale. Ci mancherebbe, prego. No, brevemente, perché il suo ultimo intervento ci stavo pensando anche prima, poi mi chiedevo, lei è a conoscenza se magari nella realizzazione di alcuni di questi che ci ha mostrato o altri grattacieli si siano mai dati dei processi in qualche modo partecipativi? Cioè, noi li conosciamo per progettazioni di tutt'altro tipo, ma come dire, dentro di me è il prodotto di saperi tecnico-scientifici, l'architetto, l'urbanista, l'ingegnere, ecco. E mi chiedevo se c'erano stati degli esperimenti di coinvolgimento rispetto... No, io credo di no,
Sono piuttosto convinta di no, perché in ogni caso sono delle grandi imprese commerciali quelle che realizzano il grattacielo. Però posso dire che esiste, soprattutto nelle città americane che io conosco, una formula di compensazione tra la costruzione del grattacielo e lo spazio urbano. Ci sono alcuni grattacieli che sono stati realizzati dentro questa logica e che hanno dato dei risultati molto opportuni in quel tipo di città. Per esempio, la Ford Foundation, che non è un grattacielo, però è sempre alta, una 25 piani, una cosa del genere, in realtà è una pelle intorno a un giardino pubblico. Quindi è una grande serra dove chiunque può andare a riposare, a mangiare, a leggere un libro. Ci sono, ma questa è la Ford Foundation, infatti è una fondazione, non è l'AT&T o qualche altra cosa del genere. E poi ci sono degli altri grattacieli che sono stati costruiti attraverso queste forme di compensazione. Cioè io ti do una certa cubatura in altezza se tu mi restituisci sul piano urbano una certa superficie per una serie di cose. Teniamo però presente che quel grattacielo lì è il padre di tutti i grattacieli mondiali, mentre invece l'Europa non ha prodotto quasi nulla, eccetera, e quindi la città europea, che poi dobbiamo anche chiederci dietro che idea politica c'è. Noi stiamo parlando della città americana, la città del welfare, la città, diciamo, di quel tipo di politica, anche se poi magari è portata avanti, che ne so, da Kennedy o da qualche democratico. In realtà l'ideologia è quella, e noi stiamo sempre parlando dell'area del distretto degli affari, non stiamo mai parlando della città residenziale, che è separata. Anche a Manhattan, dove tutto è molto compresso, è molto difficile che qualcuno abiti sulla 42esima strada, a meno che sia alla 12esima o Avenue o alla numero 1, ma tutto il corpo centrale è terziario. Quindi io, se posso dire una cosa che penso, lo scherzavo con il vostro collega, quando io proposi come tesi di dottorato il grattacielo fu quasi emarginata, per poi richiamarmi invece a lavorare come assistente appena consegnai la tesi proprio su questo tema. Quindi il rapporto tra la cultura italiana e il grattacielo, l'ho provato sulla mia pelle, è piuttosto complesso, però quello che colpisce è la non cultura su questo tema. Questo lo posso assicurare, cioè questo è un fenomeno molto importante che ha toccato marginalmente le città italiane, ma non tanto marginalmente, perché tutte le città italiane hanno un grattacielino. Genova ha il suo grattacielino, ma sono sicura che qua in Emilia ci sarà qualche Arma, Piacenza, qualche Cesenatico. Cioè, ognuno si è fatto avanti a un certo punto di dimostrare che era in grado di competere a un certo livello. Però è un fenomeno da capire anche nei suoi... insomma, anche nelle sue implicazioni urbane, sue implicazioni sociali, non solo come forma. Vediamo se c'è un'altra domanda, un altro intervento, altrimenti poi possiamo... Sì, c'è. Timido. Ah, certo, ma... di Londra, certo, è chiaro. Sì, certo. Bisogna anche ricordare che molte città europee, a partire da Londra, sono città bombardate. E quindi l'epoca della ricostruzione non è sempre coincidente con gli anni 50, può trascinarsi anche in lunghissimi periodi. E poi Londra è una città che ha vissuto il thatcherismo in modo molto forte. E quindi ci sono fenomeni, diciamo, di rinnovamento. Londra è una capitale della finanziaria mondiale, cioè bisogna è bello vedere il grattacielo, perché è veramente un modo per guardare dentro nella città contemporanea, nella sua dimensione interna mondiale. Sono sicura che possiamo ragionare sul grattacielo di Ulaanbaatar e di altre città così di un estremo oriente ricco e importante. Dunque, non so se dalla sala mi viene comunicato qualcosa. Certo.
Allora a questo punto direi appunto di passare la parola a Metella Montanari, prego di accomodarsi. Io intanto per farmi saluto tutti, ringrazio la professoressa Maffioletti, cedo. Sì, no, solo per ricordare che proprio a proposito di quello che diceva adesso la professoressa Maffioletti, direi nel giro di qualche giorno sarà caricato sul sito di Rivoluzioni il contributo dell'architetto dell'Università di Bologna Matteo Sintini, che proprio ci ha raccontato appunto i grattacieli di Modena. Ecco, proprio a proposito, cioè, come dire, abbiamo messo a terra anche sulla nostra città questo tema. Ecco, grazie. Bene, allora grazie di nuovo, un saluto a tutti voi, arrivederci, buona serata. Grazie.